Allora Luzio, siamo qua, il canale Opinioni di Luzio ha superato i 100 video caricati in 2 mesi. Adesso tu ti fai una bella presentazione che dice ai tuoi telespettatori qual è la mission del canale, no? Così ti riordini anche un po' tu le idee, io se posso contribuire sono ben contento. Ok, ragazzi, quello che volevo espletare in questo momento, esprimere meglio, è di dirvi con gran gioia, insomma, del fatto che questo canale Opinioni di Luzio mette in risalto la notizia, l'opinione, il dibattito a 360 gradi, toccando le notizie nell'ambito della sfera di diverso genere, dalla politica al mondo economico, alle problematiche sociali e quant'altro, insomma. Qui naturalmente Andrea è la prova del fatto che questo canale si inserisce con temi a lui cari e naturalmente importanti, e naturalmente li tengo anch'io importanti, e sono ben lieto e contento di poter visualizzare nel mio canale altrettante figure che vogliono creare la propria opinione, il proprio dibattito, oppure semplicemente, come posso dire, insomma, anche Andrea lo sai, suggerire sui commenti sotto il mio video idee su cui magari esprimere un video o portare un dibattito, ok? Un interesse verso, diciamo, che aspetti solo dei suggerimenti per fare dei video, ti fa solo che piacere, mettiamola così. Cioè, se ti danno un input, ti dicono vorrei un video su una cosa, ti fa solo che piacere. Certo, ti fa solo che piacere. Okay. Questo sì. Volevo sintetizzare il tuo pensiero. Okay. Sì, ok, naturalmente sono 4, come avete visto, nelle nostre sezioni: stop ipocrisia, sotto scala culturale, poche improbabili buone notizie e la polemica. Per adesso, poi per magari diranno anche di più, diventeranno anche di più. Certo, naturalmente, sì. Naturalmente prenderemo spunto da... Anche lì se c'è qualche suggerimento, no? Noi certo. Siamo ben contenti. Siamo ben contenti. Alla fine è un esperimento il nostro, no? Quindi conviene, certo. senza arroganza, senza pretese. Certo. È un piccolo esperimento comunicativo in cui è nato anche... per gioco e già... Ci siamo divertiti, insomma, certo. Alla fine, tutti nei limiti poi che siamo riusciti a fare, perché senza nessuna pretesa, però, insomma, è un modo per confrontarsi, per trovare nuove idee. Certo. Con qualche polemica anche forte con qualcuno, come sai benissimo, ma alla fine, cioè... Sì, però fanno bene e fanno riflettere, fanno porre le persone in possibilità di poter, come posso dire, di poter naturalmente dire la propria senza essere bannato o senza esserci l'approvazione del gestore del canale. Magari se proprio c'è l'insulto eccessivo si potrebbe anche magari limitarlo, no, però fino adesso non è successo. No, ci pensa lo stesso YouTube. Ci abbiamo un voto più scuro che naturalmente dice cose. Non si fa più sentire, però un voto più scuro è un altro che viene c'è lo spam della YouTube. C'è naturalmente YouTube che ti blocca. Quello te lo blocca da solo quando c'è la volgarità reiterata e senza senso. Senza senso. Quindi non c'è il problema che ce lo devo mettere io il veto. Ci dobbiamo mettere il veto, logicamente sai anche benissimo anche tu Andrea, vuol dire che naturalmente sei una persona che naturalmente è un pochettino sopra le righe, insomma, di quello che è il canale YouTube in generale, che è un esprimere la propria idea senza essere in qualche modo spezzettato, senza in qualche modo essere vagliato. Allora, da un liberista, editore. Sei un liberista d'oltranza, il canale tuo, che decidi tu, io ti ribadisco, lo fa già YouTube, magari io non sono contrario a bannare, di fronte all'insulto reiterato senza nessuna costruttività io sono un po' più perplesso, però detto questo poi il canale sei tu a fare la cosa, perché come sai io sono un ospite e quindi ne approfitto per fare soprattutto quella cosa lì della sottoscala culturale, che già nel titolo fa capire che non c'è nessuna arroganza e pretesa, ma con molta umiltà si cerca di affrontare alcune tematiche. Detto questo, credo che potrebbe essere interessante sapere se ci sono delle novità che hai in mente, oppure ci stai pensando, o aspetti, insomma, è tutto in divenire, oppure se c'è qualche idea su quello che è, qualche novità a livello di video, eccetera, insomma, c'è qualche pensiero, ci stai pensando, nuova collaborazione? Sto pensando, insomma. Però vorrei portare molto più le riflessioni nell'ambito di quello che sono le nostre aspirazioni, i nostri traguardi. A livello, mi voglio avventurare su questo,
mi voglio in qualche modo arrogare il pensare di come quali sono le principali i principali interessi che coinvolgono le persone, che comunque sia, che magari in qualche modo ognuno stereotipa se stesso come un problema individuale, mentre invece magari ci sono degli accorgimenti che ci fanno pensare che invece c'è un'unione, come magari, che ne so, quella sul video che abbiamo fatto sui psicofarmaci, sul psicofarmaco la lanzapina che crea problemi, in cui ho trovato una persona che ha commentato di come anche lui ha pubblicato video su queste cose e fa girare la notizia, quello che io anche esplicitato io sì, di ma fare. Questo mi pare che sia lo scopo del canale dall'inizio, da quello che dici tu, cioè cercare di creare un'aggregazione di varie persone su tematiche che ti stanno a cuore e vedere se sotto c'è dei commenti in cui ci si confronta, eccetera. Questo mi pare che è una cosa che hai detto fin dall'inizio, certo. Mi sembra di capire che ti sta a cuore questa cosa qui, e mi sembra di capire che tu stai andando anche un po' alla ricerca di vedere quello che può interessare la gente, certo. Lì è il commento che può dare degli indicativi, perché io non lo so, probabilmente anche tu hai i tuoi dubbi, quindi aspetta, se uno dice mi interessa questo argomento, se uno si sente di parlarne, ne parla, e da lì poi ognuno dice la sua senza pretendere di avere la verità, certo. No? O almeno nei limiti. Vabbè, dai, abbiamo fatto questo centesimo video, aspettiamo nuovi, spero che non sarò l'unico ospite, che ce ne saranno altri, no, sì, sì, magari sì, anche di altri sessi, e andiamo avanti. Ok, io sarò ben contento di essere qui, ragazzi, sono assediati da canale di Luzia.